Questa zona è ben difesa. Meglio non affrontare nessuno qui.
ti passa per la testa. La tua testa sarà un trofeo! Get out!
Ti tengo d'occhio. Che ti vuole il tuo cadavere? Speriamo che nessuno si accorga di me. Yeah.
Presto, uccidi i serpenti prima che sia troppo tardi. Sia lodato il Dio che ti manda. Mi avrebbero mangiato vivo se non fosse stato per te. Non credo che ti avrebbero mangiato. Ma mi avrebbero certamente ucciso. Perciò, grazie. Sono sempre felice di aiutare qualcuno. Al mondo servirebbe più gente come te. Specialmente ora. Mi manda Pericle. Era preoccupato per te. Ti capita spesso di essere legato e circondato da serpenti? Come puoi aver voglia di scherzare? Dei criminali sono entrati in casa mia, mi hanno trascinato qui, legato e circondato di queste creature orrende. Qualcuno deve fermarli. I serpenti? I criminali! Perché farti questo? I politici sono bersagli facili in questi tempi funesti. Quando mi hanno legato, mi hanno chiamato serpe. E hanno detto che sarei morto tra i miei simili. Hai riconosciuto quelli che ti hanno fatto questo? Pericle mi ha chiesto di andare nel distretto dei pescatori e di parlare con i poveri e i malati. Per dar loro speranza. Ho riconosciuto le loro voci. Ah sì? Mi hanno bersagliato con cibo avariato e insultato. Nascondevano i loro volti, ma le voci e il puzzo di pesce erano inconfondibili. Dove li trovo? Non li ho visti in faccia. Ma ho riconosciuto le voci di uno dei distretti in cui sono stato. Sono frequentatori abituali dei comizi di Cleone. Vivono nella parte inondata della città, vicino alle mura. Non temere, Metioco. Li troverò. La tensione è alta. Di questo passo ci faremo a pezzi l'un l'altro prima che gli Spartani facciano breccia nelle mura. Parte di Atene di cui dubito Pericle sia fiero di parlare. Serpenti, come quelli che dovevano uccidere Metioco. Morsi di serpente e qualcuno ha nascosto il corpo. Ma ho la sensazione che questa morte sia stata un incidente. Pare che i delinquenti che hanno attaccato Metioco non avessero architettato personalmente quel piano. Deve essere la casa degli attentatori di Metioco. Ma la lettera dimostra che erano solo pedine del piano di qualcun altro. Di chi? Credi di poter venire qui a piccare il naso? Avete attaccato Metioco. Ho trovato i serpenti, la lettera del vostro amico e un cadavere. Tutto qui. Ah, povero Atti. Conoscevamo i rischi. Non si ottiene nulla senza versare un po' di sangue. Perché uccidere Metioco con i serpenti? Siamo prigionieri nella nostra città per via di Pericle e dei suoi amici corrotti. Il mercante di serpenti ha detto che era ora di inviare un messaggio. Dovevano soffrire. Non potete farvi giustizia da soli. Ora sarò io a decidere cosa fare di voi.
Cleone ha detto che dobbiamo riprenderci la città dai potenti. Che è ora di combattere. Non importa cosa ci farà, gli altri seguiranno il nostro esempio. So che qualcuno vi ha dato i serpenti e che vi ha usato per fare il lavoro sporco. Voglio sapere chi. È un vero eroe di Atene. Una pedina di Pericle non potrà fermarlo. Non siate le pedine di qualcun altro. Ditemi dov'è il mercante di serpenti. Va bene. Ha un accampamento appena al di fuori delle mura. Vende i suoi serpenti lì. Non è troppo tardi per fare la differenza, ma dovremmo lavorare insieme. Forse hai ragione. Non dovevi per forza mostrarci pietà. Ma da dove iniziamo? Da qui. Il distretto è casa vostra. Ignorate i politici e concentratevi su quello che potete cambiare. Grazie, ci proveremo. Devo liberare Atene da quel venditore di serpenti. Era Varys, il mattone.